Intanto sono un po' spiazzato, no? Perché questo video lo volevo fare da un po' di tempo. In realtà ho detto lo piazzo lì nella pausa nazionale, quando ci sono poche notizie di calcio giocato, ci saranno solo quelle invenzioni di mercato, comunque quelle bocce di mercato senza fondamento. Ho detto lo piazzo lì, ma non me lo sono preparato. Di solito due o tre cose me le scrivo sempre per non arrivare a dire cavolo, che cosa devo dire. Infatti, come potete vedere, sto parlando e non sto dicendo niente. La maglietta dei Braille, sì, qualcuno l'avrà notata, è sabato mattina e sono ancora in pigiama. Li ricordate almeno i Brailers, no? Anche con loro avevamo fatto un fantacalcio che era stato un po' scandaloso, se dobbiamo dirlo, al giorno d'oggi. Solamente 5 squadre, ognuno poi era andato, era mantra. La prima volta che feci il mantra, anche l'unica volta che feci il mantra in vita mia con Fantagazzetta, ed erano venute fuori delle squadre sproporzionate, perché ovviamente un fantacalcio in 5 cosa vuoi mai? Io l'ho sempre fatto in 10, quest'anno l'abbiamo fatto in 8 per necessità, perché quando abbiamo deciso l'unico giorno dell'asta, eravamo tutti convinti, due mesi a questa parte, sì, quel giorno facciamo l'asta, no, io non ci sono, io sono in ferie, ma guarda, io quel giorno non ci sono, quindi abbiamo dovuto unire delle squadre e da 10 siamo diventati 8 ed è venuto fuori così. In 10 infatti abbiamo sempre fatto tanti mercati di riparazione, perché cavolo, 10 squadre da 25 giocatori l'uno, mi pare, 8 più 8 fa 16, 16 più 6 fa 22, più 3 fa 25. Sono la bellezza di 250 giocatori, e volete dire che in un anno quei 250 giocatori che inizio anno sono stati scelti tra infortuni, tra squalifiche, tra scelte tecniche, tra messe fuori rosa, perché ultimamente stiamo assistendo anche a questo tra Icardi e compagnia bella, trasferimenti improvvisi, mal di pancia, quei 250 giocatori devono essere sempre quelli che giocheranno? Ma secondo voi, ma quando mai? Infatti, oltre che all'asta di riparazione, quella invernale, abbiamo sempre fatto due sotto fasi di riparazione, in cui ovviamente i soldi sono molto molto meno di quelli che si danno a gennaio e si possono prendere i giocatori che sono giù, tipo le sorprese. Quest'anno potevano dire Piontek, ma l'avevo già preso io a due fantacrediti ad agosto, e quindi me lo sono goduto dall'inizio, perché sennò sarebbe stato un giocatore appetibile. Ovviamente in 8 non l'abbiamo fatta, perché non sono 250 giocatori ma sono 50 in meno. E quindi sì, Piontek è roba mia, è come roba mia Quagliarella, è come roba mia Cristiano Ronaldo. Avete sicuramente visto il video di quando ho costruito l'asta, e avete sicuramente visto anche il video di quando ho fatto l'asta invernale, quindi le mie due aste sono qui sul canale. Se non le avete ancora viste, ve le lascio nelle schede, in modo da potervele vedere con calma e con tranquillità. E voi dite, hai Cristiano Ronaldo, hai Quagliarella, hai Piontek, non c'è dubbio che tu non stia stravincendo il fantacalcio, ma non dico basse, sottoterra, praticamente sono sottoterra, proprio tocco l'humus, i vermi. Classifica cannonieri Serie A 2019. Fabio Quagliarella 21 gol, Cristiano Ronaldo 19 gol, Christian Piontek 19 gol. Il terzo, i primi tre sono questi qua, ed è il mio tridente. Poi ci sono Duvan Zapata, Milik e Ciro Immobile, ma quelli sono dopo. E io con il tridente capocannoniere della Serie A, con 21 più 19 più 19, che fa 40, 59 gol, questo è un video di operazione memoria, sicuramente qualcuno l'ha sbagliata, ma con 59 gol nel tridente, in questo momento io non sono primo al fantacalcio. Mi viene da ridere a dirlo, Ok, c'era stato il problema portiere inizio anno, ma l'asta di riparazione invernale l'ho risolto, ho Szczęsny, Perin e Pinsoglio in questo momento, i tre portieri della Juventus. No, Pinsoglio non ce l'ho, ho Sorrentino. Mi pare di avere Sorrentino come terzo. Sì, ho tenuto Ciccio Sorrento, che non si sa mai. Ciccio Sorrento, Szczęsny, Perin e Sorrentino. No, non ce l'ho, Pinsoglio. Difesa tutto bene. Il giorno dopo l'asta di riparazione mi si è rotto clamorosamente Raul Albiol. Sulla carta la mia difesa titolare era Chiellini, Manuas, Raul Albiol. Alla fine sono stato costretto a giocare a 4. Noi abbiamo un modificatore. Per fortuna che avevo Tonelli, che adesso non gioca più neanche lui, per fortuna. Avevo anche Colley. E per fortuna Izzo sta facendo tantissimi gol quest'anno, e per fortuna Silvestre le sta giocando tutte. Ho detto per fortuna qualcosa come 200 volte. E poi vabbè, c'è Luis Felipe che non ho ancora capito che giocatore è forte. Tifosi della Lazio, lo chiedo a voi, è forte? Non lo so, non capisco, ma ormai fino a fine anno sta lì. Vi leggo anche il centrocampo, tanto che ci siamo, perché ci sono Bentancur preso a gennaio, Bernardeschi dall'inizio, Gerson dall'inizio, Luis Alberto dall'inizio, Paquetá ovviamente preso a gennaio, Rincón preso a gennaio e Saponare Verdi che ci sono dall'inizio. Però mi sembra un grandissimo centrocampo, molto bello, veramente forte. E davanti abbiamo già detto il tridente, condito, completato da Simeone, che non si sa che cosa gli è successo, tipo Space Jam, secondo me ha toccato il pallone, gli ha rubato la forza, gliel'ha rubata Muriel a quanto pare, probabilmente, insieme a Dante Nucci e Stefano Cacca. Vabbè, queste sono le riserve, devono star lì, guardare gli altri, mangiare il popcorn
e cercare di non ingrassare troppo, perché se magari Cristiano Ronaldo adesso non gioca più, magari qualcuno potrebbe trovare spazio. Vi metto qua la schermata dei primi due posti in classifica, anzi vi metto i primi 4, i primi 5, così riuscite a capire un po' com'è la situazione in questo momento. Sì, sono quello che ha fatto più punti in assoluto, 2001 contro 1972, che sembra un anno di nascita come il mio 2001, ma niente da fare, io purtroppo ho preso quei 3 gol in più, ne ho segnati 6 in più e sono secondo, meno uno dal primo posto. Questa cosa è veramente mi dà fastidissimo. Non solo per la gloria, ma anche economicamente, perché ci si gioca dei bei soldi di differenza. Il secondo raddoppia la posta e il primo si becca tutto il resto, cioè, quindi fortunatamente in teoria dovrei riuscire a prendere il premio dei fantapunti, che è costituito dalle multe di quelli che non mettono la formazione. Qua ci sono una settantina, ottantina di euro, quelli lì dovrei portarli a casa tranquillamente, almeno che non mi riescono a recuperare anche quelli. Non riesco più a parlare per il nervoso. Vi voglio leggere la rosa del mio avversario, di quello che in questo momento è al primo posto, che ha Berni, Andanovic e Padelli in porta, quindi il trittico dell'Inter, ha Ansaldi che in questa stagione è fenomenale, ha Asamoah, Bonucci, Fazio, Miranda, Pasquale, Rodriguez e Strigger Larsen in difesa, Benassi che a inizio anno sembrava più forte di Maradona, Correa, Ilicic, Kučka, Lazovic, Linetti, Milinkovic, Savic e Misseroli, è un centrocampo veramente molto molto forte, perché tra Ilicic, Milinkovic, Savic, Benassi e anche Linetti, che sta facendo molto bene, e soprattutto Correa, sì, trova sempre il bonus, trova l'assist, il gol, la prestazione super, quindi bravo. In attacco ha Dybala, Iago Falchi, Insigne, Mandzukic, Müller e Duvan Zapata. Sì, un attacco forte. A inizio anno non era contento perché erano quelli che erano rimasti, ha deciso di prendere quelli lì perché aveva tanti soldi a disposizione, ha detto vai, prendo un po' di qua, un po' di là. Alla fine ha beccato Duvan Zapata, che tra l'altro qualche mese prima del mercato diceva di voler vendere. Adesso non credo che voglia vendere Duvan Zapata, perché è lui che lo sta facendo volare. Mandzukic che non segna più. Dybala l'ha preso a dicembre, all'asta di gennaio di riparazione, ha preso Dybala e Bonucci in uno scambio con Pavoletti e Kurtic. Cioè, qualcuno ha voluto scambiare Pavoletti e Kurtic per Dybala e Bonucci. La gente continua a dirmi sì, Dybala e Bonucci però non giocano bene quest'anno. Secondo me Dybala da qui a fine stagione giocherà sempre, molto più di Cristiano Ronaldo, e sarà più decisivo, perché ovviamente il set dovrà riposare per la doppia sfida con l'Ajax, e speriamo, perché tanto calcio qua viene dopo anche per altre sfide, ma da qua alla fine dell'anno Dybala sarà insieme a Ken, secondo me, il giocatore in più della Juve. E più che altro Duvan Zapata e Ilicic tutte le volte fanno uno gol, uno assist, cioè sembra che se la passino solo tra di loro. Il Papu Gomez è completamente scomparso a quanto pare dai radar del fantacalcio, giocano solo loro. Io tra l'altro ho subito il sorpasso nella giornata grazie al rigore di Veretout al 101esimo contro l'Inter, che non c'era, 111esimo, non mi ricordo neanche più quant'era. Il mio avversario aveva Veretout e con quel gol è riuscito a inchiodarmi, mi pare addirittura sul pareggio, e il mio avversario ha vinto, ha fatto 66 preciso contro uno che non è arrivato a 66, e quindi mi ha superato in questo modo. Questa è veramente una cosa ingiusta. Manca ancora qualche partita, perché comunque arrivare a fine maggio ci sono un paio di mesi, però è difficile in questo momento proprio dire, poi magari sto cercando anche un po' di antigufarmela, no? È solamente un punto di distanza, si può recuperare, ma è difficile, è veramente complicato, perché il mio avversario in questo momento non perde più. Io spero di riuscirci, e tra l'altro voglio sapere anche i vostri fantacalcio come sono messo, quindi vi invito qui sotto nei commenti a lasciare tantissimi commenti e a farmi sapere se anche voi siete in una situazione del genere e se qualcuno è riuscito a emulare il mio tridente con i primi 3 capocannonieri del campionato. Fatemi sapere anche se sono sfigato, se secondo voi è giusto così, anzi dovrei essere ultimo e marcire nelle ultime posizioni all'inferno del fantacalcio. Ok, non me l'ero preparato, ma secondo me è venuto comunque fuori qualcosa di fatto bene, secondo me è divertente come video. E niente, adesso l'ho finito praticamente, ma non so come concluderlo, non so che cosa dire alla fine, quindi lo concluderò in maniera molto human safari, un po' così, vediamo. Ok, finito.